Matera fu città di tufo. Sono di tufo il ciglio e i fianchi dirupati della gravina su cui sorge la città. Di tufo sono fatte le sue case e perfino qualche chiesa. Il tufo non è altro che la cenere lanciata dai vulcani, raffreddata e consolidata nei secoli. Di tufo ce n'è quindi di tutti i colori, a seconda della natura dei vulcani. Di tufo è fatto anche il castello che fu cominciato ad erigere dal tiranno Giancarlo Tramontano e che sovrasta la città. Così, per la docile natura del suo materiale di costruzione, Matera quasi si confonde con la roccia sottostante. Il suo aspetto è uno dei più caratteristici in tutto il nostro paese. Città davvero singolare. Vista da lontano, Matera può essere paragonata alla lettera M dell'alfabeto. Tra il vertice di mezzo e le aste laterali digradano due avvallamenti chiamati sassi e che hanno l'aspetto di crateri a metà dirupati. L'avvallamento superiore è detto sasso barisano, quello inferiore viene chiamato invece sasso caveoso. È specialmente in quest'ultima parte della città che sono ricavate nel tufo le cavese o grotte di abitazione. È un alveare di pietra. Strade che si avvolgono su se stesse, loggette e balconi sostenuti da mensoloni ornati riccamente, archi di scarico che danno nelle vie. E anche il prevalere dell'architettura seicentesca contribuisce a caratterizzare fortemente la città. Ma quel che la fa davvero unica è il fatto che molte case dei sassi hanno in muratura soltanto la facciata e talvolta neppure quella, mentre tutto il resto è scavato nel calcare tufaceo. Ecco perché a Matera le case appaiono messe le une sulle altre. Le strade passano sopra le case. Non è raro vedere apparire in una via i comignoli delle case sottostanti. Entriamo in una di queste cavese. La vita che vi si svolge è elementare come al tempo in cui l'abitazione fu scavata nel tufo. Dato il tipo particolare di costruzione, la pianta di questi interni è delle più primitive e sedia, è distribuito e concentrato nello spazio concesso dallo scavo. La fontana pubblica nel quartiere dei Sassi è anche un luogo di riunione e di conversazione, perché le file e le attese sono lunghe e pazienti. lavoro viene svolto all'antica, neppure sfiorato dalle novità moderne. E questa è la città nuova. Qui Matera assume l'aspetto di una normale cittadina del meridione. È proprio questo salto nella normalità che fa più vivo il problema delle sue abitazioni primitive nei quartieri dei Sassi e rende più urgente la necessità di provvedere agli abitanti delle Cavese. Certo non difettano di pittoresco né il sasso del Barisano né il sasso caveoso, ma troppo spesso il pittoresco è a tutto scapito dell'igiene, della comodità e del benessere. Perciò qui a Matera, come in tante altre città d'Italia, si costruiscono ora case moderne, fatte bensì col tufo, ma non più ricavate nella roccia. Sono case sane e moderne che il nostro sforzo di ricostruzione e l'aiuto dell'America hanno deciso che sorgano nelle cosiddette zone depresse. È una grande opera di riforma che finalmente oggi si inizia e che investe tutto il meridione d'Italia. Liberata dalla sua secolare prigione di pietra, Matera oggi tende verso nuove forme, verso una nuova vita, con fiducia di chi lavora e costruisce per un futuro migliore.